molto piacere che annuncio alla stampa, alla città, alla casa del comune, i due nuovi assessori che vanno a completare la squadra che insieme a me sta facendo un lavoro difficile, duro e con grande passione. Sono appunto Caterina Pace, alla mia sinistra, che avrà la delega dell'ex assessore Francesco Moxedano, quindi è inutile che la illustro perché è la medesima, poi magari su questo ci torneremo dopo. E poi alla mia destra Raffaele Del Giudice, che avrà una parte importante di quella che fu la delega di Tommaso Sodano, vice sindaco, quindi tutto il comparto ambiente. Io sono onorato di questa giornata, della fiducia, delle parole di stima del sindaco e permettetemi anche dell'intera giunta di questo consiglio comunale. Volevo ricordare davvero il grande lavoro che è stato effettuato fino ad ora da questa amministrazione, un'amministrazione che è riuscita a risolvere un sacco di problemi, che ha rilanciato Napoli, che ha finalmente l'acqua pubblica, forse una delle poche città, che è stata rilanciata sul turismo internazionale. Fino qualche giorno fa è stata quella bellissima notizia negli ultimi weekend di aprile e di maggio del tutto esaurito negli alberghi, cosa che non vedevamo da tempo. È lo stesso giorno in cui a Calvi Risorta viene scoperta una delle più grandi discariche d'Europa e da questa città noi abbiamo avuto la forza di cacciare via i privati che stavano inquinando il settore dei rifiuti. Quella forza l'abbiamo perseguita con una determinazione ed una professionalità che mai abbiamo avuto l'orgoglio di ricordare. Dover combattere tutti i giorni con la narrazione del floppismo diventa complicato e anche un po' frustrante, ma io so che avremo la capacità di raccontare una narrazione del fare e del possibile. Avremo davanti a noi sfide importanti, la città è vista da tutti, è seguita, è amata, ma c'è anche la comunità del rancore che in questi anni purtroppo un lento distillato di fiele ha messo insieme. Sarà compito nostro bonificare la comunità del rancore e, come dico sempre, ringraziando tutti, noi faremo una SPA. Solo per amore di Napoli. Il primo impegno è quello di continuare le cose che sono in itinere, tipo per esempio il concorso per le maestre, che per me la cultura è al centro di qualsiasi tipo di società civile, ovviamente, soprattutto cultura intesa come scuola pubblica e quindi come possibilità di accesso per tutti. E poi un'altra cosa che mi interesserebbe fare è questa informatizzazione delle gare online, che è un servizio in effetti che era già presente alla provincia di Napoli e che quindi vorremmo acquisire, che dà una maggiore forza alla limpidezza delle gare e degli appalti, che è il potere fondante di questa amministrazione. Oggi noi insieme da Napoli facciamo la battaglia contro un sistema che è affamato, voi lo leggete, lo chiudo su questo, lo si vede ogni giorno sulle interviste che alcuni fanno, non è dialettica politica, sono affamati, perché noi abbiamo tolto ossigeno a chi attraverso la politica e al legame tra politica, affari e mafie mangiava. La sfida non si è mai interrotta, cambiano certe volte le donne e gli uomini, cerchiamo di migliorarci sempre. Adesso c'è la squadra completa perché bisogna sostituire Moxedano, che già da un po' che mancava il nuovo assessore, Caterina Pace, una donna impegnata in politica da tempo, nella linea della conferma del sostegno dei partiti della prima ora, e poi un uomo straordinario di grandissimo impegno civile e di passione enorme, che è Raffaele Del Giudice. Quindi quella caratterizzazione che ho voluto dare, sempre di più un'amministrazione aperta al contributo dei cittadini attivi, quelli veri.